Nella storia di Livio Andronico e dei suoi allievi abbiamo incontrato alcuni aggettivi della seconda classe. Come avrete notato, essi hanno le terminazioni o desinenze dei nomi della terza declinazione. Più precisamente, presentano l'ablativo singolare in I, legio brevi tempore apud ostium castra pervenit, la legione, soggetto nominativo, giunse presso l'accampamento dei nemici apud ostium castra brevi tempore, in tempo breve, complemento di tempo determinato espresso in ablativo, la desinenza ablativo singolare dell'aggettivo brevis breve è in I. Il genitivo plurale in ium, pietas omnium virtutum fundamentum est. La devozione verso gli dei, la famiglia, è il fondamento di tutte le virtù, omnium, da omnis omne. Il nominativo, l'accusativo, evocativo, plurale, neutro, in ia. Verba difficilia, in venimus, abbiamo trovato parole difficili. Questi aggettivi si possono suddividere in tre gruppi in base al numero di uscite che presentano al nominativo singolare, più precisamente. Abbiamo una prima categoria di aggettivi, un primo gruppo di aggettivi, il cui nominativo singolare presenta tre uscite. Er per il maschile, is per il femminile ed e per il neutro. Esempio, acer, acris, acre, acuto, aspro. Un secondo gruppo di aggettivi presentano il nominativo singolare a due uscite, un'unica uscita is per il maschile e il femminile e un'uscita specifica per il neutro, esempio dulcis maschile e femminile, dulce neutro, omnis omne, un altro esempio. La terza e ultima categoria, sempre nell'ambito degli aggettivi della seconda classe, è costituita dagli aggettivi con nominativo singolare a una sola uscita, comune a tutti e tre i generi. Quindi il nominativo è velox, maschile, femminile, neutro. Velocis è soltanto il genitivo singolare. Decliniamo insieme un aggettivo della seconda classe col nominativo a tre uscite. Acer, acris, acre, acuto, penetrante. Il nominativo è acer, acris, acre, maschile, femminile, neutro. Genitivo, desinenza is, acris, 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 dell'acuto, dell'acuta, dell'acuto neutro. Dativo è acri, 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 all'acuto maschile, all'acuta femminile, all'acuto neutro. Accusativo, acrem, acrem, acre, uguale al nominativo. Vocativo, sempre uguale al nominativo, quindi acer, acris, acre. L'ablativo è in i per tutti e tre i casi, acri, 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 con l'acuto, con l'acuta, con l'acuto neutro. Il plurale, acres, acres, acria. Nominativo, genitivo, acrium, 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 degli acuti, delle acute, degli acuti. Dativo, ibus, acribus, 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 agli acuti, alle acute, agli acuti. Ovviamente accompagnati da un sostantivo. Accusativo, acres, acres, acria. Esattamente uguale al nominativo. Lo stesso vale per il vocativo, acres, acres, acria. Infine l'ablativo, uguale al dativo, acribus, acribus, acribus. Gli aggettivi della seconda classe a tre uscite sono 13 in tutto, quindi molto pochi. I più significativi, i più ricorrenti, i più frequenti sono questi di questo elenco. Tra questi ne citiamo due, acer, acris, acre, acuto, pungente, violento, celeber, celebris, celebre, che non significa illustre propriamente, ma il primo significato è affollato, frequente, poi celer, celeris, celere, celere, veloce, precipitoso.